Grazie Presidente Zanzato, darei la parola all'assessore Paruzzolo, all'assessore delle attività produttive. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito a questa, in questa occasione molto importante in cui una grande società si insedia nel nostro parco scientifico e tecnologico. Tornerò fra breve sui significati che questo insediamento ha, secondo me e secondo il Comune di Venezia. Vi porto ovviamente i saluti della Giunta e del Sindaco. È uscito poco tempo fa un bel libro che parla di engineering, è stato curato da Sergio De Vio, si chiama Engineering 30 anni da impresa italiana a multinazionale dell'IT. Speravo di trovarne qualche copia qui perché racconta una storia molto bella, e non solo per l'azienda, i numeri parlano da soli e un'azienda con questi numeri che in 30 anni fa quello che ha fatto engineering non ha bisogno di ulteriori commenti e ulteriori presentazioni, ma perché parla diciamo della storia di questa azienda, che è una storia di grande successo non solo aziendale ma di grande successo in termini molto lati. Ricordava il vicepresidente Zorzato la nascita di questa azienda, il CERVED degli anni 70 e 80, e quando l'innovazione nasce dal pubblico, questo ha dei significati molto profondi, particolarmente in un momento in cui il pubblico ha oggettive difficoltà, ma forse dimentica che l'innovazione e il progresso di un paese si misura proprio sulla capacità del pubblico di essere stimolo, di essere motore dell'innovazione. Poi sta al privato cogliere questa opportunità, sta al privato mettere in piedi operazioni di successo come quella di engineering, sta al privato reinvestire gli utili della propria attività che come attività imprenditoriale deve necessariamente produrre degli utili nel dare benzina all'innovazione, nel continuare questa storia di innovazione continua e quindi di riposizionamento sui mercati. Questo è quello che ha fatto engineering nei suoi primi 30 anni di storia, e io credo sia molto significativa la scelta della società di questo ritorno al futuro, se così posso dire. Parte da Padova, va in giro per il mondo, ritiene opportuno ritornare nei luoghi delle proprie origini, ritiene opportuno reinsediarsi in un parco scientifico che sta a Venezia, a pochi chilometri da dove la società nacque 30 anni fa. E lo fa in un momento in cui la necessità di questo territorio, non di Venezia, non di Padova, non di Treviso, ma di tutto il territorio del Nord-Est, è quello di un forte impulso all'innovazione. Credo che tutti sappiamo della crisi, ma credo che anche tutti sappiamo che siamo in una fase di transizione in cui il mondo difficilmente sarà quello che abbiamo lasciato nel 2007. Come affrontare questo? Beh, credo che noi abbiamo un paradigma di questa trasformazione, si chiama Marghera. Si chiama Marghera, si chiama una zona che per 100 anni è stata il motore di quest'area, del mitico Nord-Est. Credo che molto di quello che è successo negli anni 60 e 70 in quest'area dipenda e sia dipeso dalle attività di Marghera, ed è un'area in crisi, è un'area in crisi occupazionale, è un'area in crisi industriale, è un'area in crisi anche nelle idee e nell'innovazione. Il fatto che una società che ha fatto dell'innovazione per 30 anni il proprio flagship, la propria natura stessa, che decida di ritornare nei luoghi di origine per riportare l'innovazione, o almeno l'innovazione nel settore dell'informatica, che però, come tutti sappiamo, è uno dei settori trainanti delle economie, e lo faccia in questo momento, a me sembra di buonissimo auspicio e gravido di conseguenze che spero molto, molto, molto positive. Quindi congratulazioni a Engineering per questa decisione, congratulazioni al Parco Scientifico e Tecnologico che in qualche modo l'ha resa possibile, e uno sguardo positivo, se non ottimista ancora, al futuro che ci aspetta in termini di riconversione
produttiva e industriale dell'area di Marghera a partire da questi avvenimenti che oggi in qualche modo festeggiamo. Grazie a tutti.